Ok. Ho lasciato questa presentazione a uno di voi, in modo che ci sono sia i miei di riferimenti. E nell'ultima slide vi ho messo, giusto per ricordare quali sono i siti che vi possono guidare. Il mal de mare, guarda. E il primo è quello di ArcGIS Online, ovviamente. Quest'altro è per chi vuole approfondire tutta la parte del desktop, dove oltre ad esserci scritto tutto, e adesso ve lo faccio vedere, è praticamente l'help, però non è solo un help, ci sono anche i dati che vi permettono di poter fare delle prove, cioè dei pacchetti proprio di esercizi per approfondire gli argomenti. Ad esempio, faccio un esempio, qualcuno ieri mi ha chiesto di approfondire la parte dell'analisi delle reti stradali. E ad esempio quella è un'estensione di ArcGIS e proprio quello, se vado a cercare quindi un'estensione, si chiama Network Analyst. Il network analyst è proprio uno di quelli dove c'è tantissime cose. Quando trovate nell'help guida, qui dentro ci sono tutti in una serie, vedete, 12 esercizi dove dall'inizio alla fine, se voi questi li fate tutti, imparate a usare il network analyst. È il modo più semplice per imparare le cose. Oltretutto c'è un pacchetto dati. Se leggete qui adesso si vede. Andiamo in uno. Se vediamo che c'è il riferimento da qualche parte è scritto. Allora, ci sono due modi per avere questo pacchetto dati. O c'è una cosa che va ricercata che si chiama ArcTutor. E questo lo trovate da qualsiasi parte se voi cercate ArcTutor. Oppure proprio in ArcGIS Online. Adesso vi metto pure questo. Scriviamo così. Lenta pure la mia. Tutorial data. Qui vi fanno scaricare tutto il pacchetto dati che vi serve per far girare quei 12 esercizi. Quindi i contenuti li trovate dentro ArcGIS Online, proprio andando a ricercarli. E nell'help, questo ve lo metto, solo che adesso già ve l'ho passata la presentazione. Sì. No, no, non ci sarà. L'help, questo, l'help basta, però, se lavorate con Google, cioè io faccio così. No, no, è così, con Google, tasto destro, cioè traduci in italiano. No, non lo. Chi lo fa in italiano, non vi conviene perché si rimane sempre indietro. Cioè, conviene. Ho detto.
Tasto destro ormai è tasto destro, traduci in italiano, la traduzione non è ottima, però quando non si capisce una cosa si vede bene quello che era scritto. No. Poi adesso dipende da internet, però io faccio in questo modo, cioè è in questo modo che studio anch'io, quindi non è che c'è. Praticamente poi dopo, una volta che è tradotto, si capisce tutto. Tanto poi dopo ci sono anche le immagini, quando si entra. Un po' lenta oggi. Adesso ci vediamo, probabilmente facciamo così, vediamo delle cose che mi sono rimaste in sospeso e poi vi faccio vedere una parte un po' più spinta della parte delle analisi, vediamo alcuni esempi con il desktop, un po' di più, e poi io lascerei dello spazio per risolvere problemi che già ho sentito, che soprattutto sui sistemi di riferimento, come si cambiano le coordinate, che avete incontrato anche durante il corso. Quindi c'è una cosa che mi è rimasta in sospeso ed è un'altra estensione di ArcGIS Online, che è quella che ci permette di poter lavorare direttamente con Excel o PowerPoint con ArcGIS Online. Questo che cosa significa? Che anche qui, dove sono? Adesso sono in PowerPoint. Se io voglio aggiungere una mappa e lavorare qui, da dentro PowerPoint, se vado a cercare il tool che si chiama Esri Map for Office, questo va bene solo dall'Office 2010 in poi, quindi lo può provare chi ha dall'Office 2010 in poi. Ah, ecco che non sono con la mia gavetta, ero in wifi con voi, ecco perché ero così lento. Ok. Explorer, Esri Map for Office. È un pacchetto che si installa come tutti gli altri. Ed praticamente in base alle caratteristiche del PC lo prendete, lo installate e si abilita un plugin. Questo plugin praticamente lo trovate dentro i componenti aggiuntivi di Office ed è un componente aggiuntivo, questo qui, comma. Componente aggiuntivo comma. Praticamente si installa qui e praticamente vi si mette qui un tool che potete utilizzare. Quindi se io adesso vado a fare l'accesso,
Sempre lo stesso username e password. Posso andare ad aggiungere qui dentro una mappa, quella che abbiamo fatto magari ieri, che comunque risulta sempre interattiva. Quindi si apre questo pannellino dove va a ricercare come l'avevamo chiamato, edifici, la mappa, io non lo ricordo. Un po' se è scritto San Cassiano, eccola qua. Vedi, non mi ricordavo perché è utile usare il tag, perché non mi ricordavo come avevo chiamato la mappa, ma avendo lavorato, avendo messo sempre il tag come San Cassiano, quando vado a ricercare la ricerca diventa molto più semplice e viene tutto quello che abbiamo fatto qua. Quindi vado a ad aggiungere quello che abbiamo fatto ieri, esercitazione outdoor. E crea una diapositiva di mappa. Rendi dinamica. E praticamente vedo che sotto mi ha fatto l'immaginina con un play. Cosa succede? Se io adesso la mando in presentazione questa e la faccio partire, si sta andando a connettere alla mappa. È dinamica, cioè è proprio quella mappa. Quindi io da qui, da dentro PowerPoint, la posso navigare e interrogare. Ok? Questo può essere molto comodo quando si vanno a fare le presentazioni, quando si è finito il lavoro, si deve presentare e ce l'abbiamo sempre dietro. E questa è la cosa più semplice. Poi vediamo invece adesso. Quindi dentro PowerPoint, quindi posso solo aggiungere una mappa. Dentro Excel diventa molto più interessante perché è uno strumento anche di produzione. È sempre questa slide qua. Praticamente sono tutti strumenti che servono per aumentare l'uso del GIS anche a persone meno esperte, quindi magari si è bravi a utilizzare Excel, si lavora bene con Excel e quindi anche Excel può diventare uno strumento di produzione di un dato geografico. Tanto gli strumenti sono sempre gli stessi, o ho un indirizzo, o un nome di un comune, un nome di una zona che serve a noi, un codice di avviamento postale, uno strumento che serve per fare il geocoding. Adesso vi faccio vedere un esempio proprio che parte da un articolo di giornale che parlava di quali erano i 100 musei più visitati al mondo. Praticamente dovevo fare una demo e avevo trovato interessante questa cosa. Partivo da questo articolo che avevo letto, quindi c'era quello che serve un nome, in questo caso quello che serve per fare il geocoding che cos'è? Il nome della città, basta e avanza, metterà un punto su quella città. Poi c'era il numero dei visitatori, quindi un numero numerico almeno per provare che cosa significa anche lavorare poi dopo con le formule dentro Excel.
E c'era questa classifica. Il primo italiano era la Galleria degli Uffizi, perché Città del Vaticano non è, quindi Musei Capitolini non è Italia. Quindi in classifica, no, Città del Vaticano. Aspetta, adesso te lo dico, eh. Musei Vaticani, sì, ho sbagliato. Ah, ecco, perché sta più... Ecco, è al sesto, i Musei Vaticani sono al sesto posto. Non lo vedevo perché ricercavo Italia, invece ovviamente è Città del Vaticano. Dicevo, i Musei Vaticani sono al sesto posto, mentre il primo italiano era la Galleria degli Uffizi. Quindi da questa, Ctrl C, Ctrl V, me la sono messa dentro Excel. Sposto un attimo. Messa dentro Excel, poi ci sono vari problemi che aiutano il geocoding, cioè siccome questo qual è il problema? Che le città è mondiale, quindi i nomi delle città si ripetono nei paesi, quindi il geocoding andava un po' in confusione quando si passava da una nazione all'altra, quindi l'ho dovute organizzare per nazione, quindi si fa tutta l'Australia, poi dopo si fa tutta l'Austria, in questo modo ho visto che c'erano meno errori, ma è lo stesso, cioè il Louvre è il primo col numero dei visitatori, è solo messo in ordine alfabetico per nazionalità e non per visitatori. Quindi che c'è? Come funziona l'ESRIMAP for Office? Serve un campo che serve per trovare l'informazione geografica, si abilita con il login, quando fa da qui il login con la nostra organizzazione. E quindi possiamo andare a sfruttare uno i crediti, perché quando facciamo geocoding è analisi, quindi quando andiamo a dire dammi un punto di questa città è un'analisi, quindi servono i crediti per fare quello. Se avessi coordinate XY non consumo credito, questo ricordatelo. Quindi se avevo pazienza e non volevo consumare credito, mi mettevo su ArcGIS Online con lo strumentino misura, con le coordinate, e per ogni città che volevo mettevo le coordinate, ma era un lavorone e c'ha poco senso, no? Perché consumo veramente 0, qualche credito qua. Quindi organizzo il dato, me lo prendo e posso sfruttare i tool qui sopra. La cosa più semplice è aggiungi i dati, quindi vado ad aggiungere un dato dentro la mappa. Quindi ovviamente adesso già c'è una mappa dentro, ma se sono su un foglio bianco, inserisci mappa. Quindi lo vediamo insieme questo, cioè inserisco mappa ed è qui. Poi ricordate quei tre indirizzi che avevamo usato, così lo vediamo su una cosa che parte da zero e una cosa già fatta. Quei tre indirizzi che avevamo messo ieri, l'altro giorno, insomma, indirizzi, uno era qui, via Giuseppe Garibaldi 17, poi c'era sicuramente via Roma. E poi me ne serve un'altra, sempre via, datemene una di qua. Vabbè, Pisanelli. Numero? È sempre San Cassiano? Sì, è sempre San Cassiano.
Poi ci metto anche un campo numerico, residenti. 10, 20, 30. Ok. Già ho tutto quello che mi serve per fare aggiungere dei punti. Quindi aggiungo i dati da Excel. E mi si apre la tendina. Posso inserire tutti i dati oppure un intervallo. Io do un intervallo, gli dico inserisci questo, utilizza e adesso mi entra nei sistemi di geocoding. Questi sono interessanti perché magari possiamo vedere come possiamo utilizzare un indirizzo, come vi ho detto, in questo caso il nostro, no? Ma possiamo utilizzare, se avevamo dati con già latitudine e longitudine, ma una cosa molto interessante è che possiamo inserire un nostro sistema di riferimento. Cioè, mettiamo caso che noi abbiamo i nostri dati, no? Che ne so, una serie di edifici a cui abbiamo dato un codice, su cui stiamo lavorando con Excel, un ID, cioè quegli edifici che abbiamo fatto ieri, ce li siamo scaricati, ce li siamo messi qua, ci siamo fatti tutta una serie di calcoli e vogliamo continuare a aggiungere campi, a lavorare su quelli, possiamo utilizzare quei dati che abbiamo fatto per fare il geocoding. Che senso? Significa che, ad esempio, un esempio concreto, ho le sezioni di censimento. Poligoni delle sezioni di censimento le metto dentro ArcGIS Online. E posso utilizzare quelle zone per fare il geocoding. Quindi se qua dentro avevo il codice della sezione di censimento, tutti i dati che stanno qui, posso utilizzare quei poligoni di là per trasformare il dato da dentro Excel in dato geografico. Quindi questo l'abbiamo detto. Utilizziamo l'indirizzo in questo caso. Riconosce i campi, quindi c'era scritto comune e indirizzo, lui già capisce che sta in Italia, che il geocoding è diverso in base al paese dove sei. Poi il campo indirizzo è il campo indirizzo, il campo comune è il campo comune. Ok, io sto a posto. Aggiungi. Ad esempio, questo già dà dei vantaggi più rispetto a farlo direttamente dentro ArcGIS Online, perché se ci sono errori, io qua riesco a gestire l'errore. Adesso lui mi dice che ha tre operazioni completate, è andato tutto a posto e dovrebbe aver trovato i luoghi. Ok, questo è dove siamo noi. Anche qui abbiamo la possibilità di andare a modificare sempre le mappe di base, eh? Quindi ci mettiamo questa, così vediamo un po' meglio. Vedete? Qual è la cosa? Che qui, vedete che comunque non è precisa al 100%, eh? Questo è quando zoomate troppo, dentro queste cose, finisce lo zoom e non c'è più l'immagine e non ve la fa vedere. Sì, questo lo fa con le immagini satellitari e non con le altre. Uno è questo. Non so se è questa la via. Vediamo, strade. Via, via. La cosa interessante è che sono direttamente legati adesso, cioè nel senso se io faccio qui, clicco questo, faccio selezione riga, mi seleziona la riga di là. Capito? E viceversa. Cioè se io sono di qua, faccio, vai a posizione e mi va su quella posizione. Poi se noi cambiamo qui, invece che via Giuseppe 17, mettiamo 30, lui l'ha spostato. O l'ha messo sul più prossimo, ma adesso. Infatti può darsi che lo metta al centro della strada. Metto 1. Lo mette sempre lì, al centro della strada. Secondo me non c'ha i civici. Non ce l'ha e lo mette al centro. Quanti numeri sono più o meno? 30?
Vabbè, è questo qua. Più o meno lui farà delle interpretazioni su questo. Vediamo, via Roma magari lo fa. No, lo mette sempre o non prende. No, mi pare che non lo sta facendo. No, lo sta mettendo al centro. Mi pare che lo mette sempre. Non sta, secondo me non c'ha i civici. Quello dipende dal paese e che livello c'ha di dettaglio il grafo stradale. Ricordate che basso in questo caso. Ha solo i nomi delle strade, in questo caso. Poi vi faccio vedere gli altri, ovviamente posso andare a rimuovere il layer, in questo caso andiamo avanti con gli oggetti, poi un po' di tool di visualizzazione, tipo questa qua è la mappa termica, sempre con gli oggettini per vedere le concentrazioni, si aggiunge questo qui. Posso ovviamente andare a lavorare. Posso fare il cluster, quella cosa che mi fa questa cosa qui, 2, 1, questo se diminuisco diventa 3 e accedo al pop-up col dato in questo modo. Posso rimuovere, posso andare a lavorare con il dato sullo stile, quindi dirgli. La cosa più semplice, ok, gli do uno di questi. Ok, questo sicuramente siete meglio con questo. E poi vi posso andare a dire di raggrupparlo, sì, quindi gli do una grandezza in base, c'era il campo residenti. Facciamo tre gruppi, via. E ve lo fa uno più grande e uno più piccolo in base al numero di residenti. Qui c'è una cosa anche interessante, cioè aggiungi dati al layer. Che cosa significa? Che questo qua ESRI lo chiama data enrichment. Come vi dicevo, ad esempio, abbiamo visto che c'erano quei dati sul potere d'acquisto, dati sulla popolazione. Abbiamo la possibilità di prendere quei dati di ESRI e attaccarli ai punti. Vediamo se funziona. Questi sono tutti i dati che abbiamo a disposizione. I dati di spesa, mettiamo i dati di spesa, proviamo. Spending su residenti, ci mettiamo, vediamo, questo non l'ho mai fatto, eh. Anche queste sono tutte cose nuove che in sigarette, vediamo quanto si spende in sigarette. Aggiungi dati al sistema. Non ce l'ha. Vi ho aggiunto solo. Ah! Non hai i dati qua. Ah no, ve l'ha messi. Dei numeri che però non saprei dirvi adesso. Secondo me è il formato dei dati. Non penso proprio. Secondo me il problema è con la virgola e i punti. Questo va studiato un attimo come funziona. Però l'idea è che ci sono una serie di dati. Facciamo una cosa più semplice, ho messo quelli, ma.
C'era quella popolazione. Soul total. Avanti. Ah, l'ha moltiplicato per i residenti. Ah, ma l'ha messo dentro i residenti. La socia. Era messo dentro il campo, c'era un campo residente, ho fatto qualcosa io di sbagliato. Ma ha cambiato il dato del residente e dentro ci ha messo quest'altro, non so qua, sinceramente come ho fatto. Però vanno, vi dicevo, quello che vi dicevo, che vi raggiungono le cose ogni volta, quindi questi tool, non è che non sta scritto neanche, capace che non trovate neanche ancora come funziona, perché intanto lo mettono e poi dopo fanno le spiegazioni. Io questo posso ricambiare. È cambiato. Se io adesso questo lo vado a cambiare da 20 ritorna 50, quello va fuori scala perché gli avevo fatto il raggruppamento da 0 fino a 31 perché era il numero. Quindi se questo adesso lo metto 1 diventa piccolo piccolo. Da 10, metto 10. Mi diventa. Questo fa vedere che se ho delle formule qui, cioè questo è il risultato magari di. Questo è il risultato di questo più questo. Anche questo cambiano. Devo fare ogni volta 18. Volevo fare più, ma per. Questo adesso mi è andato fuori scala, questo rimetto 1, questo metto 2, questo metto 3, ah, sì. Quando una volta che ho lavorato con il dato, poi io questo che ho prodotto qui. Dice che serve la videocamera, eh?
volta che l'ho fatto lo posso andare a condividere. Che cosa significa condividere? Che lo vado a mandare un'altra volta su ArcGIS Online. Quindi posso fare, ad esempio anche questo, posso fare una mappa e che mi va direttamente dentro PowerPoint, quindi crea una diapositiva. Quando ho cliccato qui sotto mi ha creato l'immagine della diapositiva. È un'immagine questa, non è come quella prima che era dinamica, è semplicemente un'immagine. Se no mi fa copia immagine, mi fa un'immagine di quello che ho qui dentro. Adesso vi faccio vedere quello che invece avevo fatto di qua, perché c'è qualcosa in più. Si porta dietro i layer, quindi si porta questi due cosi, questi due layer qui in questo caso, oppure qui si porta via il layer, questo qua, questi tre punti. Quindi se io questi tre punti faccio così, condividi layer, lo facciamo, e lo condivido con voi. Fa la sincronizzazione anche qua, cioè la cosa è, vabbè, tu lavori su layer differenti e non è un problema, o lo crei o lo vai a cercare. I layer qui si possono aggiungere, la mappa se tu la mappa la fai in ArcGIS Online, poi dopo loro se la ritrovano. Questa è di produzione, nel senso tu qua crei il dato, lo mandi in ArcGIS Online, metti insieme le cose. Quello che non puoi fare è la mappa qua. Qui puoi lavorare con il layer, cioè qui crei il dato, lo mandi in ArcGIS Online metti insieme i vari pezzi, lo salvi e rivedi la mappa. Faccio vedere. Questa è la stessa mappa che ho dentro Excel, cioè questa, dove ci sono da un lato i punti dei musei, dove c'è il numero di visitatori, e poi c'è l'altro layer dove per continente, che è la cosa che vediamo dopo qui sotto, dove ho fatto il calcolo, dove ho sommato i musei dello stesso, scusate, dello stesso paese, non dello stesso continente. Sono due tabelle, stanno nello stesso Excel, ma sono due tabelle, due fonti diverse. No, ma se serve pure questa posso poter prendere? Ok, stessa mappa. I due layer che ho creato di là
che venivano da questi dati qua. Quindi la cosa più semplice è vedere come cambiano questi, perché cambia il colore. L'altro file e l'abbiamo di qua l'abbiamo fatto. Aspetta, se ci vogliamo mettere questi tre punti dentro quella mappa. Allora, aggiorna layer. Io già ho creato questo layer dentro ArcGIS Online. Fatto così, condividi mappa, aggiorna layer. Quindi in teoria adesso se io vado dentro che si chiama layer Excel, anzi mi metto pure qua così mi aiuto nella ricerca. Cerca layer nella mia organizzazione, che si chiama layer. Eccolo qua. Mi ha messo quei tre punti. Poi aspetta, se io... Sì, adesso questa la salvo. Aggiungi le layer completamente, mi ha aggiunto questo, ovviamente qui non lo vedo, ok, se mi metto di qua un attimo però, vediamo un attimo, che quando lui ricerca qua, lui ricerca in tutte le cose che stanno dentro ArcGIS Online, non solo nella vostra, proprio in tutto. Il gruppo, vedete? Quindi adesso dentro quella mappa che ho osservato c'era il layer degli Excel, quello dei musei e quello del totale della nazione. Oh, facciamo una cosa, proviamo a modificare. Adesso non so se succede perché ho perso il riferimento dei layer, quindi se io volessi modificare adesso il valore qua dell'Italia e aumentare il numero di visitatori, dati qua, vedete qui questo è diverso. Sono 17.000 perché sta dentro la mappa, è temporaneo questo, di qua 17 milioni, di qua è di meno. E anche e di qua è 12 milioni. Se io provo a fare questa cosa, non è detto che funzioni perché abbasso un attimo questo. Questo numero come cambia il numero dell'Italia? Se io sono dentro Excel e sto lavorando con questa mappa qui e qui sotto c'è questo valore. Vedete, è il valore che lui legge temporaneamente dentro l'Italia. Se io questo, perché qui la giocavo se inserivo dentro Italia Città del Vaticano o non inserivo Città del Vaticano, se io questo valore qua lo tolgo, quindi questo mi passa a 12 milioni. Quindi questo me l'ha cambiato il valore. E mi ha messo 12 milioni. Se lo risommo, più Città del Vaticano diventa questo e praticamente diventa sullo stesso gruppo della Francia magari. Quindi che succede? Per condividere adesso questo dato, quindi io l'ho aggiornato, come faccio? Vado a condividi layer. Condividi layer, sono su questo, lo vado a condividere. In teoria dovrebbe funzionare. Però molte volte dipende se io questo layer gli ho cambiato nome dentro ArcGIS Online, gli ho fatto qualcosa, diventa sensibile da questo punto di vista. Che non mi ricordo se l'ho cancellato o non l'ho cancellato. Se non lo aggiorna vi dice di risalvarlo, quindi cambia il nome del layer. Quindi se hai perso il riferimento e te ne mette un altro, e allora lo devi andare a ricercare invece che...
Però comunque fatto sta che io adesso sto spedendo, vedete quando fa, c'è una freccetta che fa su e giù, sto spedendo questo dato dentro l'ArcGIS online. Infatti mi ha dato errore. Perché da quello che mi ricordo ho cancellato il nome. In teoria dovrebbe essere... infatti è totali per nazioni 2. E qui invece è totali per nazione. Aspetta, adesso mi ha messo... mi ha messo di sì. Ok, andiamo a cercare quello. Totali per... nazione. Devo andare a vedere i miei contenuti. Novembre. Ecco, è questo. Totali per nazione, per nazioni. Quindi... Ok. Si era perso veramente il riferimento, perché voi quando salvate, risalvate quell'Excel, alla fine poi dopo si perde il riferimento del layer. In questo caso adesso è questo, 17 milioni, provo a rifarlo. Quindi invece che quello, gli lascio questo. Vado a condividere il layer. Sta ancora spedendo. Mamma mia, ecco, fatto. E praticamente hai cambiato il colore e si è riportato dietro quel valore di là. Questo funziona finché non cambiate qualche cosa, non cambia qualcosa nel layer. Io l'avevo cancellato oppure ho perso il riferimento. Insomma, è abbastanza delicata questa cosa. Fatto sta che se non c'è,
si rimuove questo layer e si prende quell'altro. Questo è, in questo caso l'ha fatto direttamente. Insomma, per dirvi che potete lavorare anche in fase di produzione con Excel. Quindi, una cosa non vi ho detto è come si creano i poligoni. Mentre fino adesso abbiamo sempre lavorato con i punti. Vedete, qui c'è il geocoding che l'ha fatto con una zonizzazione. Questo perché Esdri, come pacchetto dati dentro il sistema, ha già tutti i poligoni delle nazioni e altro. Ad esempio, se voleste farlo sui comuni, dovete avere voi lo shape dei comuni, lo mettete dentro ArcGIS Online e quando andate a fare, questo adesso lo tolgo, aggiungi dati da Excel, faccio un intervallo, per adesso mi prendo questi quattro qui e avreste dovuto fare in questo modo. Ad esempio, questa è una mia zonizzazione. Stessa cosa, se voi avete i comuni e l'avete messo come shape dentro ArcGIS Online, ve lo andate a prendere da qua, ve lo cercate. Ad esempio, in questo caso, dentro San Cassiano si ritrova il layer degli edifici. Quindi, se noi avevamo dei dati con quel codice dell'edificio che noi abbiamo scritto, con quell'indirizzo, lui si porta dietro, prende tutti questi dati e li associa a quei punti, quindi aggiunge i campi dentro quegli edifici. In questo caso noi lo facciamo col dato paese, che sono poligonali. Mi serve un campo paese, in questo caso lui se l'aspetta scritto in inglese, dovrebbe. E in questo modo si è portato dietro quei dati e ve l'ha associati nei poligoni direttamente. Quindi questo ve lo trovate poi dopo già fatto, come layer. Questo layer poi dopo ve lo potete pure aprire dentro ArcGIS e ve lo esportate come shape o come altro. Domande su Excel? Vi può servire questo secondo voi? Potrebbe essere una cosa utile? Eh? No. No, oltretutto funziona solo dal 2007 in poi, cioè Excel 2010. 2010? No. Eh no, perché cioè, questo è un plugin proprio di Microsoft, quindi è una partnership tra Esdri e Microsoft. Stessa cosa l'ho fatto per creare il geocoding di tutti quei teatri, musei. È stato fatto in questo modo. Questo adesso per passare poi dopo sulla parte, faccio vedere un po' di analisi invece fatte con il desktop su uno studio che è stato fatto a partire tutto da Open Data. Quindi, quando è che questo è funzionale? Quando io ad esempio dovevo fare un'analisi sui beni culturali del Comune di Roma. Con un'associazione dovevamo trovare degli indicatori per capire quali erano le vocazioni del territorio. Questo qua non sono stati presi solo i beni culturali, ma anche tutto quello che c'è a contorno, a partire dalle biblioteche, ai centri per anziani, a quante bande ci sono per paese, alle attività delle Pro Loco, e l'abbiamo fatto sulla provincia di Roma. Per fare questo lavoro sono stati geolocalizzati più di 100.000 punti, quindi più di 100.000 indirizzi. E l'abbiamo fatto con Excel, in questo modo, facendo il geocoding degli indirizzi e poi tutta una serie di analisi che adesso vi faccio vedere per andare a analizzare le concentrazioni. Quindi abbiamo preso i quartieri, abbiamo visto quanto di questo ce n'è, quanto
di tutte quelle attività c'erano per quartiere, quante associazioni culturali erano nate a San Lorenzo, quante ne erano nate al Pigneto e così via. Insieme ai dati dei turisti, magari anche analizzando le presenze dei turisti. E poi era stata fatta quella web map che abbiamo visto con i social per vedere pure in maniera un po' più dinamica dove erano i dati, se coincideva. Quindi la fase di produzione può essere fatta con Excel, può essere fatta con il desktop, è indifferente. Si creano i punti e poi dopo si passa al passaggio successivo che è quello dell'analisi. E ovviamente lo strumento per l'analisi è il desktop, che quando devo andare ad analizzare 100.000 punti, beh, serve uno strumento che ti permetta di poterlo fare, e quello ovviamente è il desktop. Adesso non si vede benissimo, però tutto quello che vedete sono circa 100.000 punti che sono stati tutti geolocalizzati. E quello che c'è dentro, c'è tutto questi oggetti qua. Abbiamo suddiviso in varie aree tematiche, contenitori culturali ad esempio, c'erano tutti i teatri, i musei, le gallerie d'arte, le biblioteche, i cinema. Erano questi. Poi che cosa c'è? Che il dato, quando incominciano a essere tanti i dati, è difficile lavorare con lo shape, quindi vanno organizzati. Quindi come impostazioni di lavoro, in teoria sappiate che quando incomincia il lavoro incomincia a essere grande, bisogna cominciare a organizzare i dati in un certo modo. Ma vi faccio vedere. Cosa? Vedete, si passa da, è anche proprio come organizzazione, cioè da avere cartelle sfuse, dati da Excel, siamo passati a degli shape, ognuno di questi shape è stato poi inserito all'interno del geodatabase. Adesso prendetelo chi vuole approfondire, poi dopo si studia che cos'è un geodatabase perché è un lavoro quello. Però vi offre molte più possibilità. Innanzitutto non ho più cartelle sparse, ho una cartella che è quella del file geodatabase dove stanno dentro tutte le cose. E è già un vantaggio. Dopodiché dentro un geodatabase posso avere immagini raster, posso avere immagini vettoriali, tutte insieme. Vantaggio sostanziale in fase di lavoro che cos'è? Che i tempi sono dimezzati. È molto più veloce lavorare dentro un geodatabase e fare l'analisi nel geodatabase, perché ovviamente è ottimizzato, tutti i dati vengono indicizzati, rispetto ad avere lo shape sfuso fuori. Anche un clip, che è un clip, quando lo fate su 100.000 punti, è molto più veloce nel geodatabase e non vi si pianta il computer. Quindi i dati vanno organizzati. Sì, è semplicemente che chi fino adesso non ha avuto questo problema può continuare a lavorare come lavorava prima. Quando uno comincia a vedere che le cose sono lente, che si pianta il PC e comincia a lavorare con tanti numeri e anche i file sono grossi, c'è necessità quindi di fare questo passaggio. Quindi sappiate che se avete questi problemi dovete passare all'uso di un geodatabase e non allo shape sfuso. Anche quando si lavora con le immagini e con i raster, perché alcune analisi si possono fare solo all'interno del geodatabase. Che cos'è? Il
Il geodatabase è nativo, in questo caso è nativo di Esri, geodatabase. Che cosa fa? Per chi conosce un po' i database, utilizza Microsoft, quindi MySQL, che è dentro Excel, praticamente, e lo fa proprio. Ovviamente, se voi vedete, ve lo faccio vedere che cos'è, poi fisicamente che cos'è il geodatabase. È questa cartellina qua. Dentro è .gdb. Che anche questo diventa anche un formato di scambio, cioè se io adesso questo pesa 2,4 giga, se io questo ti voglio passare tutto il lavoro, non devo andare a prendere tutti i shape che avevo chissà da quale parte, ma stanno tutti lì dentro. Raccoglie tutti i dati e anche ricordate che io ho fatto una cosa quando abbiamo fatto gli edifici, il geodatabase è una struttura, quindi noi avevamo messo i domini, il menu a tendina, dentro il geodatabase posso lavorare con i layer, con le proprietà tra i layer. Il progetto c'è sempre, perché il database sono i dati, il geodatabase sono i dati. Comunque quella cosa si passa, eh. Cioè, il problema, questo problema c'è sempre perché tu passi l'MXD a uno e gli devi passare i shape sfusi e poi dopo si devi ridare tutti. Però quella è una cosa che c'è una proprietà, l'ho scoperta da poco, questo lo dico, c'è una proprietà che lui quando, nel momento in cui si esporta l'MXD, si porta dietro anche tutti gli shape e gli si dà quello e si ricostruisce, è una proprietà del salvataggio. Quindi si incapsula pure i dati, questo l'ho saputo da poco. Io ogni volta prendevo tutte le cartelline con tutti gli shape, l'MXD lo davo, poi al massimo lui doveva ricostruire il percorso e si ritrovava l'MXD, se no su ognuno poi dopo validato il percorso dello shape. Oh, in questo caso tu non ce l'hai questo problema perché basta che lo dai su uno nel geodatabase, se lo ritrova. Tutti i suoi dati e poi è molto più veloce. Perché se vedi dentro, se io lo apro, non si capisce niente, eh? È questa cosa qua. Però vi permette di poter lavorare anche in maniera più avanzata. L'editing, ad esempio, è guidato, cioè potete creare relazioni tra layer. Cioè io quando, per dire, questo ad esempio col catasto, quando io lavoro, devo cambiare un confine e metterlo su una strada. Ovviamente, se rimangono degli spazi tra il confine, io lo metto come una regola, posso inserire le regole, che il confine non deve creare buchi oppure altro. Ovviamente lui lo fa, ma se viene generato un errore mi avverte e mi dice come modificarlo. Oppure, passaggio più avanzato, lavoro con i grafi, con le analisi, per lavorare, chi vuole lavorare con il network analysis, quindi analisi sulle reti per fare quelle cose che vi dicevo. Clicco su un punto tutto quello che c'è a 5 minuti, ma fatto con i vostri dati, dovete lavorare dentro il geodatabase, perché non ci sono più solo layer, solo oggetti, ma ci sono regole che sono a parte. Un network è fatto da punti, e dopo lo vediamo su un caso concreto per farvi capire poi dopo come vengono analizzate queste, c'è un video che vediamo così che vi chiarisce. Un network, quindi una rete, è fatta da archi e nodi. Archi e nodi sono due shape diversi. Chi è che regola la cosa? È proprio il network, che è un modello a parte, che vi dà, che inserisce altre cose. Ad esempio, penalità di svolta. Arriva un incrocio e non è che io posso, se devo riprodurre un grafo stradale, non è che posso girare i sensi unici, non è che posso girare ovunque. Quindi ho un altro layer che mi indica le penalità di svolta. Sono tutte queste regole e le gestisco all'interno del geodatabase. È un modello più evoluto del solo shape. Anche quando si vogliono creare le topologie, non so se avete sentito che cos'è una topologia. Sono tutte regole che io metto nella costruzione dei dati. Però prendetela come buono. Chi vuole approfondire,
Ricordatevi, si approfondisce nell'ELPA, già trovate nell'ELPA di Esri, vediamo se... Ecco qua, ad esempio, stiamo parlando di dati geodata, geodatabase. Tutto inizia su un overview, iniziano tutti così. Che cos'è un geodatabase? Quindi, tasto destro, traduce in italiano. E si entra nello studio. Oltretutto, come vi dicevo, quasi su tutti i pacchetti c'è un tutorial. Quindi c'è costruisci un geodatabase con un pacchetto dati che trovate, ArcGIS tutorial, lo trovate se lo cercate. Ci sono tutti i pacchetti dati per fare le analisi e tutti questi esercizi. Per questo vi ho lasciato anche le slide con il mio riferimento. Se avete domande me le fate, c'è la mia mail, me lo chiedete e io vi posso, magari vi aiuto a ricercare quello che più vi può servire anche dopo. Eh? Ok, ritorniamo a vedere le analisi. E alcune sono interessanti. Quindi dicevo, c'erano i contenitori culturali, tutti i beni architettonici, ambientali e archeologici anche. Questi sono tutti dati pubblici, che sono stati trovati o dal sito di comune.roma, dati.com, com'è? Aspetta che non mi ricordo. Tutti quelli dei comuni che hanno i dati iniziano così, dati.comune.ilnomedelcomune.it. Oppure sul sito del ministero, sul sito della provincia o della regione. Quindi sono stati presi tutti da lì. Poi interessante sono stati presi anche tutti i bed and breakfast, tutti gli hotel e tutte le attività ricettive sono state localizzate e poi abbiamo preso contatti con Federalberghi e Federculture e Federalberghi, sì, Federalberghi che ci ha dato tutte le presenze a Roma dei turisti. Non era proprio per albergo, ma era per numero di stelle, quindi abbiamo fatto una distribuzione in base al numero di stelle e abbiamo visto anche la distribuzione dei turisti. Poi ci abbiamo messo proprio dai siti internet, siamo andati sui siti internet per vedere le manifestazioni, per vedere le prologo, le associazioni dove erano. Ci siamo presi gli indirizzi e abbiamo localizzato pure quello. Poi una cosa molto interessante, perché vediamo un'analisi, abbiamo inserito anche la struttura territoriale. Che cosa significa? Tutto quello che offre la città, dalle postazioni wifi a tutte le attività commerciali, solo le attività commerciali a Roma sono 89.000. È un file CSV che è messo lì a disposizione con gli indirizzi e il tipo di attività. Quindi quella è presa e è stata localizzata. E adesso vediamo l'analisi perché a Roma quello che si conoscono tanto i grossi centri commerciali, ma quello che non si riesce a percepire e quando sono quelle attività commerciali naturali, cioè quegli assi commerciali che sono più vivi a Roma, quindi ovviamente la parte da San Giovanni su Via Appia, Viale Marconi, sono delle zone dove la percentuale di attività commerciali è molto alta, quindi sì, le persone lo conoscono, però geograficamente è una cosa che sfugge, non lo vedi, perché è la quantità di indirizzi e di attività che ci sono lì, e quelle sono analisi che vengono chiamate di spatial analysis, dove vengono presi, si fanno con i raster, quindi parto dai punti e vedo tutto quello che c'è all'intorno dei punti e si fa un calcolo di quanti punti hai nell'intorno di, quindi è quello che è stato fatto. Adesso le vediamo, sono tutte le analisi sulle concentrazioni. Definito che cosa erano i dati,
È stata creata, io ve lo racconto perché così anche capite anche come si fanno le analisi nel GIS, cioè qual è il modo migliore di poter analizzare il territorio. Poi, come base zonale, sono stati presi i quartieri, è stata creata una zona di studio, quindi per ogni quartiere noi sapevamo quanta tutta la parte socio-economica, socio-demografica, vediamo un po' che dati c'erano dentro. E sono stati calcolati dopo tutti degli indici su questo. Sapere quanta. Vediamo i numeri secchi. Quanta Questi sono già indici, quindi vi dicono poco l'indice. Vediamo se avevo proprio. Ah, ecco, struttura socio-economica, è quella che non avevo inserito, l'unico che non avevo visto, tipo la popolazione. Questo è la popolazione nel comune, nella provincia di Roma, suddiviso per zone. E dentro avevamo veramente un quartiere, questo giusto per dare, un quartiere di Ostia, prendiamo questo, Acilia, proprio un quartiere, che è un pezzettino piccolo del quartiere di Ostia, ha 41.000 abitanti, quindi questo nell'in le dimensioni è quello che vi dicevo. Con chi ho avuto la possibilità di parlare di Roma, i problemi di Roma sono dovuti soprattutto alla dimensione. Perché se dopo si analizza le densità, ovviamente le densità di Roma non sono alte. Altro problema è quello, le densità di Roma sono basse. Le persone sono distribuite su un territorio enorme. Rispetto a Milano, è quello il vantaggio di Milano. Perché è economicamente sostenibile fare. Io vi dico queste cose, ma perché mi piacciono, perché sono urbanista e quello che mi piace è lo studio della città. Per esempio, perché Milano rispetto a Roma è molto più semplice fare una metropolitana, o molto più semplice fare un qualsiasi intervento? Perché sono economicamente più sostenibili. Le densità delle persone permettono di poter realizzare dei servizi, cosa che a Roma è impossibile. Sono 1 milione di abitanti. Quello è un altro problema. Però all'interno, se rimaniamo nel comune, che comunque ha 1 milione di abitanti, Roma ne ha il doppio, ma non è quello. È che il comune di Milano, come dimensione, sono due municipi di Roma. Mentre Roma ha 2 milioni e 4, sparpagliati sul secondo come dimensione, comune più grosso d'Europa. Quindi questo è il problema. Che le densità sono basse e non permettono di poter fare dei servizi decenti. Infatti il primo è Londra, il secondo è Roma, come dimensione. Ma c'è un'altra cosa. Su Londra aggiungo un'altra cosa. Qualsiasi cosa deve essere fatta a Londra, prima di essere costruita, loro lavorano con un indice, che è l'indice dell'accessibilità. Quindi se quell'indice di accessibilità non permette di poter costruire, non si costruisce. Prima si fa una metropolitana, prima si fa una stazione, si innalza quell'indice e poi viene costruito. Ma è un problema prettamente. Infatti è tutto quello. Cioè, a Roma ci sono dei casi in cui. Ci sono dei casi in cui c'è una stazione della metropolitana e sopra non hanno costruito niente, mentre si è costruito fuori dal Gra. Cioè Quintiliani, per chi va a Roma, Quintiliani esce a Quintiliani e c'è il deserto, non c'è niente. È una stazione prima della Tiburtina, quindi è un posto centrale dove essere fatto il centro dove andavano concentrate tutte le attività direzionali, invece l'hanno spostata fuori e magari hanno costruito un quartiere che si chiama Ponte di Nona, che è 5 km fuori dal raccordo.
semplicemente perché era il terreno di qualcuno rispetto a quell'altro. Quindi sono cose. Mentre in alcuni paesi si fa prima l'infrastruttura e poi dopo, ovviamente adesso è molto più semplice, parlano tutti di smart cities, ma cioè, è molto più semplice adesso costruire una città dove fai prima l'infrastruttura e poi costruisci intorno. È impossibile, cioè, pensarlo su una città come le nostre italiane non è fattibile, una cosa del genere. Vabbè, vado avanti comunque. Questo è far vedere invece la stessa cosa, invece che con il numero era con le densità. Una cosa interessante è invece questa, ve la faccio vedere, la percentuale di giovani dove vivono. Si vedono pochi colori, è tutta la parte più scura, cioè quindi tutti fuori il gra. Percentuale dai 35 anni, mi pare che l'ho fatto, percentuale sì, dai 35 anni in poi. Questa è con la crescita della popolazione. Quelle più chiare sono dove decresce e quelle più verso il blu sono quelle dove crescono. Quindi crescono tutti fuori mentre dentro. E certo. Il tempo. Questo? Allora, per la cosa più lunga qual è stata? No. La cosa più lunga qual è stata? La ricerca in tutto quello che farete se fate l'analisi GIS è la creazione del dato, cioè 100.000 punti da geocodificare sono lunghi perché uno quello che porta più tempo è la ricerca del dato, cioè proprio fisicamente su internet andare a cercare il dato, e non è che quello che manca è l'organizzazione. Poi alcuni adesso si stanno muovendo in questo, nell'accentrare anche gli open data, esistono siti che li mettono insieme, però non è semplice. Molte cose le abbiamo ricercate proprio sul sito 060606 di Roma e dove c'erano indirizzi. Cioè, quello noi andavamo a cercare indirizzi. Okay. Dall'indirizzo crei l'indice, gli indicatori. E ve ne faccio vedere adesso unico, uno indicatore che è quello che mi piace di più di tutti, dove dalle strutture commerciali che avevamo visto prima, i punti. Ah, ce l'ho di qua. Prima vi faccio vedere quest'altro, poi vediamo. Faccio vedere prima che cosa sono le analisi. Quindi il primo passaggio è passare da punti a concentrazioni. Se mi permettete, voglio far vedere prima un'altra cosa di fare questo passaggio, così sulla rappresentazione almeno mettiamo un po' anche di 3D sulle cose. Cioè, prendete la parte delle zone, no? Quella con gli indici, si possono rappresentare con dei colori, quindi rappresentare in maniera piana, semplicemente con delle concentrazioni, e qui non è stato neanche fatto. Se no vi faccio vedere delle immagini. Ci vedete delle immagini che stanno qui. Un po'. Una interessante. Ah, si vede poco. Aspetta, cerco una. Vediamo se c'è qua dentro. Sì. Vedete come. Questo è un altro strumentino di ArcGIS, si chiama ArcShen, dove semplicemente posso prendere gli oggetti e lavorare in 3D. Su, ovviamente il 3D c'ha senso quando devo fare le analisi, ma anche in fase di rappresentazione aggiunge un'informazione in più, cioè io riesco a far vedere tre dimensioni rispetto a uno, a due. E ce ne sono alcune, ad esempio la percentuale, ecco questa è fighissima, è la percentuale di beni culturali, contenitori culturali. Vedete, si vede poco, cioè le zone più scure sono quelle dove maggiormente è presente il dato, ma io posso, con i colori posso fare dei gruppi di colori. La quantità proprio, lo vedo, questo è il centro. Cioè, è praticamente fuori scala, qui l'ho dovuto anche tagliare. Quindi la quantità di oggetti al centro ha una dimensione talmente grande
che non apprezzerei nell'altro modo. Quindi il 3D a volte ha senso quando devo far vedere anche una terza dimensione, ma anche nei grafici. Quindi qui c'è tutte le zone che avevano dei valori. Il colore ti dà la percentuale di raggruppamento, quindi già quelle più scure capisco che lì c'è una concentrazione maggiore, ma quant'è quella concentrazione lo posso vedere solo aggiungendo la terza dimensione. E il programma, questo qua è un programma che quando voi installate ArcMap, ArcGIS, ve lo trovate, si chiama ArcShen, ArcSyn, come volete. Vi permette di poter lavorare con il 3D. Poi ne stanno nascendo altri di prodotti sul 3D, soprattutto in archeologia, dove anche l'utilizzo di strumenti avanzati di rilievo, tipo LiDAR o altri, permettono di poter fare cose molto interessanti. Queste ci fanno capire un po' la concentrazione, ad esempio questa dei beni culturali, dove in centro ce n'erano ovviamente molti di più, l'abbiamo visto poi dopo sulle zone. Questo prima si analizza così e poi si associa poi alla zona. Poi dicevo, quello interessante ad esempio è sulle attività commerciali, quindi partendo dai punti, io si può andare a vedere, aspetta che tolgo un attimo le infrastrutture, ecco, questo è un raster sotto, è un'analisi che si chiama, faccio vedere anche il corrispettivo dell'analisi che qual è. Le analisi dove sono dentro ArcMap? Tutta la parte di gestione dell'analisi sono questi. Questi si chiamano geoprocessing. Ognuno di questi già di per sé fa qualcosa. Okay? Questa, ad esempio, point density. Molte volte, cioè voi quando dovete fare un'analisi, molte volte, no? Come le ricerco le cose, è impossibile anche questi impararli tutti. Cioè, ognuno poi dopo, se farà le analisi, le farà specifiche per qualcosa. Quindi basta andare a ricercare un po' la parola. Io volevo fare una densità sui punti. Che parola possono aver utilizzato? Point density. Quindi quello che dicevo un po' all'inizio, cercate di capire qual è la logica che c'è dietro il programma. Ma questo di qualsiasi programma. Quindi in questo modo avete facilità anche nel ricercare le cose. Fondamentale è l'utilizzo del search. Il search, che è questo tastino che sta qui, praticamente vi conduce su quello che è più giusto per il vostro obiettivo. Se era l'analisi, dovete andare a ricercare, in questo caso potete scrivere density e esce tutto quello che riguarda la densità dentro i tool. Quindi scrivo density, oppure se vi interessa il geodatabase, scrivo geodatabase e esce tutto quello che serve per costruire un geodatabase. Poi su ognuno mi rimanda, ho la possibilità di ritornare al resource dell'help. Quindi da qui è uno strumento che mi permette anche di studiare poi dopo i tool. Giusto per vederne uno, che cosa fa quel tool, il Point Density? Vedete, inserisco i punti. Al lato avete sempre, di ognuno avete sempre. Che cosa fa? Vabbè, adesso questo. Poi avete un indice, volendo il point density, se quel punto avesse un valore numerico, tipo
erano i quartieri, aveva il numero della popolazione, voi potete inserire quel valore, quindi quel punto non è solo per la sua posizione, ma anche in base a quel valore. Poi decidete che tipo di analisi, dove salvare il file, e poi questi sono tutti i parametri che servono per fare l'analisi. Come dicevo, sono analisi di prossimità, quindi bisogna dire, in base a quel punto, analizzami tutto quello che è all'intorno di 500 metri, un chilometro. Quindi lui prende tutti i punti, vi faccio vedere un po' come avevo fatto qua, prende tutti i punti, sempre lo stesso prende. Prende tutti i punti vicini. Questo nell'help viene tutto spiegato. Se ricercate l'analisi dell'help ve lo spiega. Allora, da questo punto vede tutto quello che c'è nell'intorno, fa un buffer, no? E vede c'è questo, e allora qui magari qui c'è questo pixel, perché come dicevo sono analisi raster, quindi il raster che cos'è? È una maglia di pixel, che voi decidete quanto deve essere grosso questo pixel, dove lui prende. Quindi qui c'era questo punto, io l'ho detto. Fammi questa analisi dove analizzami tutto quello che c'è nell'intorno di 50 metri. Quindi lui fa questa cosa, mi conta quanti punti ci sono, qui 3. Quindi questo pixel prende un colore e un valore che mi dice 3. Stessa cosa qui, questo magari da questo punto ce n'è uno solo, quindi questo sta qui, dentro questo pixel mi prende valore 1. Quindi fa tutta questa analisi su tutto il comune. E da questa cosa, da questa analisi, esce fuori questo risultato qua, che mi fa vedere che, ovviamente che le zone più scure, tipo queste del centro, dove sono maggiormente concentrate le attività, ma è quello che un po' mi aspettavo, no? Ovviamente quello che escono fuori escono proprio gli assi commerciali, tipo questo, per chi conosce un po' Roma, adesso metto sopra il grafo. Lì non c'è, però questa è la Nomentana. Adesso io lo riconosco solo da questo. Però questa è la via Nomentana, questa è la via Appia, questo è il quartiere Marconi, dove c'è Viale Marconi, che è un quartiere altamente e ha una densità molto, molto elevata. Stessa cosa la zona dei Prati. In Prati ci sono molte attività, studi dei notai, studi professionali, oltre che i negozi. Quindi prendono dei valori e una cosa che da questa nuvola di punti, un po', dalla nuvola di punti sicuramente non riuscivo a apprezzare. Quindi quello poi dopo si trasforma in un indice che io utilizzerò nelle analisi. Questa invece, che cos'è? Erano tutte le strutture ricettive dove la grandezza è in base alla presenza. Quindi avevamo questi dati dove per ogni struttura Federalberghi ci aveva dato le presenze, l'abbiamo distribuite sul territorio, ovviamente non puntuale perché nessuno ti dice quante persone vanno in un albergo, più o meno hanno delle stime. Però in base alle stime che erano state fatte, noi le abbiamo distribuite in maniera omogenea per le stelle, quindi prime una stella, due stelle, tre stelle, in questo modo. E le abbiamo distribuite poi dopo sul territorio, per capire anche. Questo lo tolgo. Ehi. Aspettate, me ne sono andato a pescare. È più lontano lo Ionio. Là. Ecco. La distribuzione delle strutture ricettive. Stessa cosa, anche qui è stata fatta la densità. Questo lo tolgo. E quest'altro? Ah, e poi sono stati fatti in base
le presenze rispetto alla popolazione. Abbiamo cominciato a mischiare i dati, quindi turisti su popolazione residente. Un caso, ovviamente, Fiumicino viene molto alto perché ci sono pochi, pochi, sono 70.000, sì, 70.000 la popolazione di Fiumicino. Però i turisti, essendoci l'aeroporto, ci sono molte strutture ricettive lì vicino, quindi la presenza è molto alta. Si capisce, ecco, molto più. Poi vi faccio vedere in che cosa si è tradotto questo. Così vi parlo anche di quel tool. Praticamente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato quindi una quarantina di indicatori con tutte quelle cose che abbiamo creato. Abbiamo creato una quarantina di indicatori per, prima di vedere questo, per zona. Queste erano le zone, ok? Togliamo le label un attimo. Quindi, per ognuna di queste zone, noi abbiamo creato tutta una serie di indicatori. Ovviamente un po' di lavoro statistico è stato fatto perché tutti questi indicatori sono stati omogeneizzati, cioè sono tutti da 1 a 10, sì, no, quello è un altro, alcuni, il grosso era stato fatto, tutti sono da 1 a 10 e quindi serviva per poter lavorare in aree tematiche diverse, sono stati normalizzati. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di pesare in maniera diversa l'indicatore in base a che se io sono un turista o se io sono un cittadino. Quindi ovviamente una biblioteca ha senso per un cittadino, una biblioteca ha meno senso per un turista. Cosa rispetto, anche come un cinema ha più senso per un cittadino residente rispetto a un turista che viene spot. Quindi abbiamo cercato di differenziare questo, abbiamo pesato in maniera diversa. Quindi a partire da tutte queste zone qua, qual era l'obiettivo dell'analisi? Andare a trovare quelle che sono le caratteristiche omogenee, cioè andiamo a prendere e a collegare le zone che più o meno hanno la stesse caratteristiche strutturali, quindi più o meno hanno da 0 a 100 il 20% di strutture, di presenza di beni culturali, però magari hanno poca struttura turistica, quindi fare questa analisi. Più che altro, cioè, si partiva cioè, avevamo 5 aree tematiche. Noi non è che sappiamo le relazioni, cioè come sono relazionate le zone, ma c'è un modello, queste sono le analisi di clustering, che praticamente andando a visualizzare quegli indicatori come sono fatti, raggruppa in base alle relazioni che ci possono essere tra gli indicatori. Questa analisi sfrutta e in questo caso è questa qua, Grouping Analysis. Che cosa fa? Prende una serie di zone, di punti che hanno una serie di indici, a lui non interessa sapere che cosa è quell'indice, a lui interessa sapere che quell'indice ha un valore, quindi quell'indice ha un numero x e in base alle relazioni tra gli indici lui riesce a creare delle zone che hanno più o meno la stessa struttura degli indici interni. Da noi in cosa si traduce? Si traduce poi dopo in una cosa che vi faccio vedere, in un profilo col quale siamo riusciti a descrivere il territorio in base a quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di un territorio. Quindi questa analisi gli si dà in pasto le zone, gli si dicono quali sono gli indici da lavorare e lui praticamente di risultato vi dà questo. Vi crea dei gruppi, gruppi di zone omogenee.
Ognuna di queste, vedete, questi erano gli indici, vi dà un gruppo d'appartenenza. Siete voi che come input gli dite in quanti gruppi volete distinguere il territorio. Più aumentate, più entra in la difficoltà poi dopo di doverle capire che cos'è quella zona. Quindi noi per farlo in maniera semplice l'abbiamo fatto in 5 zone. Vediamo un po' se... Non mi ricordo se è qui. Faccio vedere poi... Sì, qua. Ah, avevo l'Excel anche. Vedete, questa è l'impostazione dell'analisi. Prima di iniziare a fare qualsiasi analisi dovete fare uno schema che è fondamentale, cioè dove voglio arrivare. Quindi questo è fondamentale, sennò si rischia di rimanere in un loop interno. Probabilmente questo è stato il risultato. Per ogni zona, quindi per ogni zona omogenea, noi abbiamo una serie, un valore per ogni zona. Quindi questo profilo qua, che è fatto da, ad esempio, valori che vanno da 2 a 8, in questo modo, dei contenitori culturali, beni archeologici, manifestazioni, turismo e struttura. Ogni zona ha un suo profilo, quindi, no? E in questo modo noi siamo riusciti a capire e riuscire a descrivere un po' quali sono le mancanze e quali sono invece i punti di forza dei 5 tipi di profili. Abbiamo cercato poi dopo riassumere con un titolo. E ognuno, in base a come si configurano quegli indicatori, ha un suo andamento. In teoria dovrebbero servire per... cioè, l'obiettivo era quello di riuscire a differenziare le politiche culturali su determinati ambiti di intervento. Come vi dicevo, è stato fatto sia per i turisti che per i cittadini, quindi ognuno di questi ha preso un nome, tipo questo, il gruppo 5 è diventato un territorio di riserva, un'area con rilevante potenziale culturale sommerso all'interno di un sistema ambientale scarsamente valorizzato, ecco. Questo perché? Perché dentro c'erano anche tutte le aree di riserva, quello che si è visto che non c'erano strutture ricettive magari in quelle zone. E sono praticamente tutte le zone dei parchi. Insomma, questo era l'obiettivo di questo tipo di analisi. Visto che avevamo trattato un po' questi dati, vi ho fatto un attimo dall'inizio, dalla produzione del dato. Quindi ricordatevi, gli strumenti servono per fare un qualcosa, quindi a prescindere dallo strumento, l'obiettivo poi dopo quello che deve essere è di lavorare quell'informazione. Quindi io il dato lo posso aver creato indifferentemente con qualsiasi cosa. Posso sfruttare SDMAP for Office, posso sfruttare Quantum GIS, posso sfruttare qualsiasi cosa, indifferente. Io da questo poi dopo quello che ho sempre detto all'inizio è quello che costa meno tempo e ovviamente anche più economico, quindi il conto va fatto sempre alla fine, sia di un progetto che di un'analisi. Adesso facciamo pausa e poi vediamo alcune analisi specifiche sulla parte network. Faccio vedere due tool e poi ci lasciamo però uno spazio dove cerco di, se vi rimangono dei punti anche dai corsi precedenti, da quello che è stato fatto prima, un po' tipo so che il sistema di riferimento è ostico perché è quello che poi dopo vi impedisce di lavorare in maniera anche veloce su internet, perché se non si cambiano i sistemi di riferimento, poi comunque su internet bisogna lavorare in QGIS 84, quindi dovete riuscire un attimo a gestire quello. Ok?
Voglio farvi vedere adesso un video per farvi capire un po' la parte delle analisi, come vengono anche sviluppate, e poi dopo che cosa ci si può fare anche con l'analisi. In particolare ce n'è una molto interessante, che è questa, che è stata sviluppata dal MIT. È un'estensione. Tanto. Sì, vabbè. È un'estensione dell'analisi network, quindi analisi dei grafi stradali. Un po' l'abbiamo visto perché lo potete fare anche, alcune di queste analisi vi arrivano tramite l'ArcGIS Online. È un'estensione, e vi faccio vedere un po' il video, così c'erano dei dettagli che vi introducono anche alla parte dell'analisi. Praticamente, cosa sta dicendo? Sta dicendo che praticamente, se voi dovete fare dell'analisi sulla città, le dimensioni non sono, cioè quando si analizzano con i buffer le cose, è particolare l'ambiente urbano, perché le distanze sono quelle di percorrenza sugli archi stradali. Quindi l'interazione che c'è tra le persone, i luoghi, avviene attraverso ovviamente una rete stradale. Unprecedented opportunities to address this challenge. These data can help us understand how the human interactions that cities facilitate can deliver social, economic, and environmental. Che cosa sta dicendo? Adesso abbiamo visto quali sono i dati di partenza, già un po' si capiscono. E gli edifici, le reti stradali e le persone. Quindi a partire da questi tre elementi si sviluppa un mondo che può essere quello del geomarketing, che può essere quello dell'analisi dei servizi, ed è lo studio proprio di dove passano le persone e capirne qual è il vantaggio poi dopo di gestire questo tipo di analisi. In addition to social activities, cities also have physical infrastructure, which can also be abstractly represented. A complex built environment can be reduced to three basic elements: links. Già incomincia a introdurre. Quando si analizzano, quindi lo vi ho accennato prima, quando si analizzano le reti stradali, da che cosa è fatto? Gli archi, quindi anche quello che vi dicevo, il geocoding, quei servizi lì sono archi con informazioni legate agli archi. Representing paths along which travel can occur. Nodes, I nodi. representing the intersections where two or more paths cross and public spaces form. And buildings, where most human activities take place. Poi dopo loro, a queste due informazioni, cioè quello del grafo stradale, quindi come funziona un grafo stradale, hanno inserito gli edifici. Quindi è proprio un modello che fa un qualcosa. Questi sono modelli statistici che vengono chiamati modelli gravitazionali e quindi studiano le concentrazioni degli oggetti. In questo caso lo fanno utilizzando un grafo stradale anche. This method to describe a city? A reach metric, for instance, characterizes the number of particular destinations that can be reached from any location in a city within a given access radius. If the dest Vedete, sono qui, ovviamente queste sono persone che potrebbero vivere oppure in questi palazzi, oppure sono diretti verso questi palazzi, ma sempre diviso sono residente o sono un addetto. L'idea di questo è sfruttare, devo aprire un nuovo negozio, devo aprire un nuovo servizio,
riuscire a quantificare quant'è il valore di quella posizione. In teoria questo può essere, cioè, mille risvolti, quindi... Sì. Poi, questo è... Ci sono quelli più generali, quindi, tornando indietro da questo, vi ho fatto vedere quello, uno specifico, che è questo che è stato sviluppato, che oltre al network inserisce anche gli edifici, quindi inserisce la domanda e l'offerta in questo modo. Però ce ne sono anche più generali, dove fa solo, apro un nuovo negozio, i competitor stanno messi uno a destra, uno a sinistra, dov'è che mi conviene metterlo? Quindi magari vi faccio vedere quali sono i tipi di analisi di questo tipo. Perform the analysis with a different network radius, depending on what mode of travel we assume the trips to take. If we add up all these travel costs to individual destinations, then we can also determine the closeness of each location, which forms another metric. Or consider the betweenness index, which estimates how in between other... Sta praticamente descrivendo, siccome questo è un tool che voi potete scaricare in maniera gratuita, l'ha sviluppato, vi dicevo, l'università del MIT, e l'ha diffuso, quindi questo voi lo prendete e lo potete utilizzare. Oltretutto c'è un pacchetto dati loro, dove vi danno questo quartiere e voi con il grafo e i palazzi potete provare a fare questi tre tipi di analisi, che ognuno di questi fa e tira fuori delle caratteristiche. Then the betweenness index can estimate the trajectories that such trips are likely to take and tell us... E questo è interessante, veramente dall'uscita della metropolitana lui calcola quante persone potrebbero essere destinate a questi palazzi in base a quanto, durante l'arco della giornata ovviamente, in base a quanta popolazione c'era qui, quanta qui e quanta di qua. Ovviamente perché lui non è che ha solo questa stazione della metropolitana, ha tutte le stazioni della metropolitana, quindi... In base alla distanza di percorrenza a piedi da questo edificio rispetto alla metropolitana dopo, lui stima così in maniera a livello del giorno completo quante persone probabilmente escono di qui e quindi per andare in questo palazzo mi passano qua davanti. Quindi se io ho un negozio qui, da qui mi posso aspettare che passano in questo caso, 1000 persone che possono guardare questa vetrina. Quindi questa è l'analisi. Most often along the way. The different specifications of network analysis yield a series of results describing proximities and adjacencies between people and places which can be important for locating a business, explaining traffic patterns, or the value of land in different parts of a city. In Cambridge, Massachusetts, for instance, there are roughly 15,000 buildings. Questo è il caso che vi danno proprio, eh? Vi danno questo quartiere con questa città. Volendo ve lo posso lasciare questo tool, si installa su, anzi vi dico sia dove si scarica che si scarica da questo sito, ma io già l'ho scaricato, quindi ve lo posso lasciare. Any of these metrics requires exponentially as many more calculations. It would be impossible to calculate these indices manually. That's why we are introducing the Urban Network Analysis Toolbox. That is designed to automate these calculations on a computer. The toolbox is built on top of the GIS platform, which allows us to easily combine urban network analysis with other types of data and spatial analysis approaches. Urban network analysis can describe complex spatial problems and help us address fundamental questions of good city design. Can the layout of a city facilitate equitable access to the city's resources? How does the form of a neighborhood affect the economic performance of its enterprises or our perception of its quality, its livability? Urban network analysis offers a useful framework that allows different professionals to describe dense urban environments with clarity and precision and thereby address a critical step in developing a better understanding of how we shape our cities and how they, in turn, shape us.
si scarica praticamente un pacchetto dati che praticamente è un tool, lo faccio vedere, che è questo, che vi abilita i tre tipi di analisi. Un po', sì. Mi scarica questa cartellina qua, dove c'è scritto sia il documento di come funziona, questo sta su quell'altro, questo, c'è tutto l'uso in cui ne viene fatto, si installa questo, quello che serve per farlo girare. Mi dicevo, questa è un'analisi particolare rispetto al Network Analyst, che è già un'estensione di Esri, quindi presuppone che ci sia installata l'estensione. Le estensioni in ArcMap si gestiscono da qua. Extension. Sono queste. Una parte, noi oggi abbiamo visto quello che vi ho fatto vedere prima, che è Spatial Analyst. Quindi è un'estensione proprio analisi sui raster, analisi delle concentrazioni, e poi quest'altra è il Network Analyst, analisi sulle reti. Poi ce ne stanno anche altri, ma diciamo, cioè, la parte anche interessante è quella di Geostatistics, che serve per fare tutte analisi più di dettaglio sulle concentrazioni, quindi a tutti dei modelli statistici che ci permettono di poter fare analisi. Il Network Analyst, poi voi, questo che è specifico lo vedete qua. Ovviamente da qua si vanno ad aggiungere i pacchetti add toolbox, me lo vado a prendere, quello che ho scaricato, e me lo porto dentro. Cioè, ma già ce ne stanno tanti di Esri, quindi o lo trovate uno già fatto, oppure sono questi dell'estensione, ognuno di questi fa qualcosa. Adesso vi faccio vedere delle slide su quali sono le principali analisi che potete utilizzare subito con l'estensione. Oppure si possono costruire, si possono combinare. Però, questo bisogna entrare un po' nel dettaglio, quello si chiama, si possono costruire dei modelli proprio, modelli di analisi, anche abbastanza pesanti, dove praticamente si apre un modellino, dove io vado a prendere tutti i singoli tool, gli dico quali sono i dati di input, i passaggi che deve fare l'analisi, e poi quella si costruisce il modello e quello lo posso ripetere. Mentre questo è un modo automatico di poterlo creare, e questo si fa in questo. Ad esempio, vi faccio vedere uno già fatto. Praticamente è quello che trovate anche su ArcGIS Online, quando voi ricercate un tool, magari. Ci sono due modalità di scrivere i tool, o si è bravi a programmare in Python, e allora questo tool lo puoi fare in Quantum GIS, lo puoi fare in ArcMap, è indifferente, oppure, però devi essere bravo a sviluppare in Python, oppure puoi utilizzare i modellini questi qua, si chiama Model Builder, che praticamente uno lo va a costruire, il modello di analisi, prende il dato, lo butto dentro, è il mio dato di input, prendo un tool di analisi, che cosa devi fare? Devi fare un clip, cioè la cosa più semplice, un buffer, lo prendo e vado a costruire il modello. Questo poi dopo viene salvato. Se io faccio sempre le stesse analisi, c'è bisogno che io rifaccio tutti i passaggi, costruisco questo, me lo salvo, lancio il tool e quello mi fa tutto il processamento dell'informazione, quindi la devi impostare, nel senso che ovviamente devi dire. Sì, vedi questo? Questo adesso non so quali erano i dati di base. Però prendi in input, perché l'ho preso da quel modello lì. L'ho preso da qua. Tool data. Input data. Questo qua, ad esempio, come faccio a studiare come si fa il model builder?
Questo è quello che vi dicevo, se trovate questo pacchetto dati, ArcTutor, questo lo trovate, dentro ci sono tutti i dati di base. Se io vado a prendere qui questo e vado sull'help di Esri, che sarà adesso che comincio a perdere qua, ce l'avevo aperto. Risorsa ArcGIS 10.2. Model Builder. Qua non lo trovo, ecco. Eccolo qua, cos'è un model builder? Dentro geoprocessing, ecco qua, inizia così. Che cos'è un model builder? Come vi dicevo, inizia tutto in questo modo, poi ho tutorial. Ehi. Cioè, dove prendi i dati? I dati li prendi da ArcGIS Tutorial Data for Desktop. In teoria, quando uno acquista il desktop, ti danno anche un pacchetto, tutto il pacchetto dei tutorial. Però, vi ho detto, questo lo trovate. Scritto come viene costruito. E se voi seguite questo passo passo, lo ripre lo, imparate ad usarlo. Brevemente vi dico adesso quali sono le analisi del network. E un po', questo ve lo dico perché un po' ce l'avete a disposizione anche con l'ArcGIS Online. Cioè, voi queste analisi le potete già alcune utilizzare e alcune le abbiamo già utilizzate. Tant'è che quella più semplice di analisi di network, qual è? Il routing, cioè chiedere la distanza, quella che abbiamo utilizzato, qualcuno l'ha utilizzata, da A a B, qual è il percorso più breve. Quella è un'analisi che l'ArcGIS Online che cosa fa? Ci mette a disposizione un grafo, perché è quello che fa la differenza. Per fare questa analisi bisogna costruire un grafo. E è la parte più difficile, perché un grafo stradale ha molte informazioni e soprattutto quello che vi dicevo, non c'è solo l'arco, ci sono le penalità di svolta, ci sono le corsie preferenziali, le ZTL, insomma, ricostruire un grafo può essere una cosa semplice o una cosa complessa. Quindi, se usate ArcGIS Online vi trovate il grafo a disposizione e oltretutto avete anche i dati di traffico, cioè per ogni arco un'altra informazione è quello dei tempi di percorrenza. Le analisi quali sono? Come dicevo, questa è più semplice, routing, questa che chiamano closest facility, ho un incidente, ho una serie di asset, cioè ad esempio le caserme dei pompieri o dei vigili, qual è quello che è più vicino? E questo possono essere questi tool, poi vengono utilizzati anche su web. Quindi immaginate che poi dopo clicco su un punto, questo ve lo faccio vedere, clicco su un punto e in automatico mi manda la segnalazione a quello più vicino. Poi questa l'abbiamo vista, quell'analisi dei servizi, quello che vi dicevo, l'analisi dei bacini. Ho un punto, tutto quello che c'è a 5, 10, 15 minuti oppure 1 km, 2 km o 3 km. Per analisi più complesse c'è anche questa che si chiama l'analisi OD, cioè origine e destinazione. Ho una serie, la popolazione che vive a tot chilometri, magari voglio sapere, ho un'azienda, da quanto lontano vengono i miei dipendenti. E lui fa questo, da un punto ti calcola le distanze rispetto a tutti gli altri.
Poi, interessante è questa, il vehicle routed problem, è un'analisi che in base è quella più comune per chi ha studiato un po' di logistica, che ho una serie di punti da servire, e è quello del commesso viaggiatore, come vi dicevo. Quindi io parto da una zona, devo fare queste tappe, magari ho anche altre informazioni, magari sono uno scuolabus oppure ho un camion che può portare 3 tonnellate, e in ogni postazione può caricare 1 tonnellata, quindi lui gestisce anche il carico. Se non riesce a assolvere il carico, pianifica più viaggi, quindi arriverà a destinazione, scarica e torna indietro. Poi ho la possibilità di creare reti multimodali. Cosa significa? Gestire una metropolitana, gestire una rete ferroviaria, gestire una rete stradale e anche le connessioni tra loro. Poi, molto interessante, è un campo che sta nascendo adesso, è quello del GIS indoor. Cosa significa? Grosse stazioni, metropolitane, aeroporti, dove la rete non è più in 2D ma diventa 3D. Quindi diventa molto interessante pure questo aspetto. E poi ovviamente su tutte, come vi dicevo, c'è la parte dei dati. Questi tool, vi dicevo, voi ve li trovate dentro in due parti. O avete un grafo stradale, e vi faccio vedere com'è un grafo stradale. Quando si lavora con il geodatabase, quando bisogna lavorare con un network, si incomincia a vedere qualcosa in più. Questi sono, lo faccio vedere, apro uno nuovo. Quando vi dicevo che tra open source e diciamo prodotti un po' più avanzati, cioè si può fare tutto fino al 75%, poi quando si entra in una parte più specifica, ovviamente, cioè, voi potreste fare le stesse cose, questa con l'open source, ma dovete sviluppare modelli di simulazione. Non è semplice, anche chi fa analisi trasportistica lo fa con degli strumenti di modelli di simulazione, quindi va bene fino al 75%, poi a meno che l'abbiate sviluppato con l'università o con altri modi, questo si arriva un po' al limite. Che cosa c'è dentro? Vediamo subito. Ovviamente si ha tutte le strade. Si ha tutti i nodi. Poi quello che vi dicevo. Restriction turn. Mettiamo rosse così magari si vedono. Vedete, queste sono tutte le penalità di svolta, quindi per ogni arco io quando arrivo qui posso girare qui o posso girare di là, quindi sono tutte informazioni che vengono messe come base e poi si costruisce il network, che è tutto l'insieme delle regole che servono per gestire i percorsi. Quindi quando c'è il network si abilita l'estensione che è il network analyst, che è un toolbar che sta qui sotto, una toolbar che sta qui sotto, e dal quale accedo alle analisi. Quindi che cosa voglio fare? Una service area, il vehicle routed problem o altro. Ad esempio, facciamo una service area.
E praticamente lui mi crea quello che vi dicevo. Crea... Mi crea tutto quello che c'è. Adesso non ho le specifiche, poi dopo chi vuole entrare nella cosa si impostano qua. Io adesso ho fatto in 5 minuti, cioè tutto quello che c'è a 5 minuti da quel punto, sull'arco stradale. Quindi poi questo con i dati di traffico in tempo reale lo potete fare anche con i dati di traffico. Però vi dicevo, o avete il grafo, è questa opzione, o sfruttate l'ArcGIS Online, che dalla versione 10.2, chi riesce ad installare la 10.2 ha due tipi di analisi a disposizione, una 3D e una questa del network. Quando voi accedete, con qui, sign in, quando fate sign in, è sempre quello, perché sono le analisi che vengono da dei servizi di ArcGIS Online dentro il desktop. Prendete qui sotto quello, vai. Oh, questi dati sono dati che si acquistano, no? Non c'è, cioè quando tu lo devi fare così su tutta Roma, sono due le società che lo vendono questo. Uno è TomTom e l'altro è quello che vi dicevo, Navtech, che è diventato Nokia, che adesso si chiama IR, quindi se è un ambiente più piccolo potete riuscire pure, vi prendete il modello dati di un grafo esempio di in Arc Tutor che vi dà Esri, magari. Basta rifare quei dati allo stesso modo su un'altra zona, segui gli esercizi e praticamente riesci a utilizzarlo. Però la cosa difficile è avere tutte quelle informazioni che servono, cioè le penalità di svolta. In teoria dentro c'è anche i semafori, cioè se ne stanno dentro. Dentro è tanto. Voi potreste creare delle reti che funzionano per un'auto, una rete che funziona per le biciclette, una rete che funziona per i mezzi pesanti, quindi lì date delle caratteristiche. Cioè, ho detto, un conto è fare un pezzettino di grafo, magari per San Cassiano, tra 3 giorni. Ti fai tutto, magari ti vai a fare pure il rilievo e vedi pure i sensi unici e tutto. Per San Cassiano va bene, ma se lo devi fare su tutta Roma non c'è altro modo. E, vi ho detto, sign in, che cosa succede? Qui sotto si abilitano i servizi di analisi. Alcune di queste analisi, queste qua, logistic, sono proprio le analisi di network, per questo ve ne ho parlato. Perché con una sottoscrizione ArcGIS Online potete sfruttare il grafo di Esri, che è IR, che ve lo mette a disposizione qui, e avete l'analisi di routing, quello più semplice, quindi da A a B il percorso, le service area e il vehicle routing problem, che è quello del commesso viaggiatore. Quindi che cosa gli devo dire adesso? Ovviamente questi sono un po' più lenti, dipendono dalla connessione internet. Però quello del commesso viaggiatore è uno che viene messo a disposizione. Lo faccio vedere. È quello che ci permette di poter gestire delle spedizioni, oppure scuola, bus, oppure altro. In base a degli ordini, ai depositi, si creano un tot numero, quanti, vedi, questo si chiama route, dice quanti mezzi ho a disposizione per assolvere a questo problema, perché si chiama vehicle routing problem, perché io ho un problema, ho una serie di ordini, ho il deposito d'inizio, magari ho pure il deposito finale, che possono essere pure diversi. Poi ho tante opzioni che posso mettere, tipo c'è una ZTL. Lì in mezzo non può entrare, allora metto delle zone di impedenza, cioè qui non ci puoi andare. Poi posso creare, quindi ho una serie di ordini, questi ordini devono andare in quella scuola, cioè ad esempio avevo lo scuolabus, ho i bambini che sono i punti di raccolta, sono
Questo bambino deve andare in questa scuola. Questo bambino deve andare in quest'altra scuola. Questo lo posso fare sempre con lo stesso mezzo. È come se io avessi anche una. Ho detto, sono tutti problemi di logistica. Più che altro ve lo faccio vedere adesso. Questo è inutile, ve lo faccio vedere così. Ve lo faccio vedere uno che gira su web. Adesso lo trovo, eh. Perché questi tool funzionano sia sul desktop, ma poi se ho un server, ad esempio in questo caso deve essere ArcGIS Server, io questi pacchetti li metto sul server e funzionano in questo modo. Se io... Questo. Questa è un'applicazione che è stata costruita per far vedere. Questa cosa. Ho praticamente tre mezzi diversi, quindi un autobus, un mezzo pesante e una macchina. Ognuno di questi può fare qualcosa, quindi ha delle caratteristiche principali. Ad esempio, io qui ho dei bambini e da qui devo portare qui. Da qui devo portare qui e da qui devo portare qui. Poi una persona che da questo, un pacco che. Da qui deve andare qui e uno che da qui deve andare qui. Adesso lui sta lanciando l'analisi, si è fatto tutto il calcolo e vabbè, c'è anche un simulatore che ti fa vedere la cosa, però la cosa è questa, cioè ho due postazioni diverse. Quindi ho creato un'applicazione che gestisce questi tipi di servizi. Ma partono tutti da quei pacchetti là, come dicevo, il web è arrivato dopo. Prima le analisi si facevano tutte nel desktop e poi adesso ci stanno gli strumenti web che permettono di poter fare questo. Ah, ce ne sono anche altri, tipo questo. Vediamo un po' su questo. Che invece è un altro tipo di analisi, dove in base a un evento. Quindi in questo caso, che cos'è? Un incendio. Un incendio in un posto. Questo modo adesso dà errore, aspetta, facciamo questo generale. Niente, non funziona adesso. Questo perché non funziona? Perché sono i servizi web che hanno bloccato, quindi fammi vedere se quest'altro funziona. Questo funziona. Vedete, la polizia, questo differenziava praticamente il tipo di intervento. Su un incendio partivano le camionette ovviamente dei vigili, su un attacco della polizia partono quelli della polizia. Quindi lui che cosa fa? In base a un punto analizza la rete stradale, dove stanno quelle più vicine, partono quelle più vicine. Poi qui ci sono anche altre cose che si muovono sotto, questi oggetti qua è praticamente quelle service area, quindi tutto quello che c'è a 5 minuti e lo fa, si muove insieme alla macchina. Quindi quando vedete queste concentrazioni così alte, più chiare qui, è dove si concentra il servizio. Quindi è giusto per far vedere le cose dinamiche. Basta, io ho finito di parlare, adesso aspetto domande su alcune cose che vi possono essere rimaste in sospeso, tipo una l'anticipo io, sui sistemi di riferimento. Prendo un dato, utilizziamo sempre i dati dell'esempio dei teatri. Come si riconosce? Innanzitutto che se su uno shape file c'è un sistema di riferimento. Prova a dati qui. Vediamo un po', c'è uno shape, che è questo. Lo shape file, il sistema di riferimento è dato da questo.
questo punto, da questo file, PRJ. Se c'è questo, vuol dire che il sistema di riferimento è inserito. Se non c'è questo nello shape, vuol dire che non è stato definito. Quindi, se io me lo prendo intanto, prima cosa mi metto una mappa di base, così ho un riferimento. Ah, questo era vuoto. Questo invece? Era vuoto, lo facciamo adesso. Andiamo in Italia. Edito, start editing. Siamo 3 punti. Ho messo 3 punti. Sono qua. Ok. Adesso questo è, ovviamente l'avevamo creato da zero, io già gliel'avevo definito, quindi ce l'ha un sistema di riferimento. Come si vede il sistema di riferimento però? Da qui, source. Dentro source è scritto questo, e questo è il sistema di riferimento in questo caso. Io adesso posso andarlo a trasformare, cioè in questo caso siamo partiti bene, siamo partiti già che questo va bene per web, però se io volessi trasformare magari questo in Gauss Boaga, quindi perché ho la mia cartografia che è in Gauss Boaga, è UTM 30, 32 o 33. Sul web è questo qua, quello, allora, se non ve lo ricordate, perché tanto io adesso vi dico VGS84 e un nome, ma se non ve lo ricordate, la cosa migliore è, non c'ho niente, mi carico la basemap, ricordate la basemap, che ha il suo sistema di riferimento, che è quello che poi utilizza ArcGIS Online, e vi guardate quello. Quindi qui, dentro proprietà, se me lo dice qua, qui c'è scritto da qualche parte, però la cosa più veloce è fare così e poi vi spiego adesso l'altro sistema qui, perché ci sono due posti dove comando il sistema di riferimento. Io posso lavorare, perché questo? Perché io posso lavorare con sistemi di riferimento diversi. Questo va bene fino a un certo punto, ma quando lavoro tra geografico, sistemi, perché vi hanno parlato un po' dei sistemi di riferimento? Ovviamente sì, in due grosse famiglie, geografico e proiettato. Proiettato è quando lavoro su un'area più ristretta, quindi lavoro con la cartografia tecnica regionale, lavoro con la cartografia tecnica comunale, quindi sono in un sistema tipo Gauss Boaga, Roma Italia 2, si chiama poi dopo, sono due. Oppure sto lavorando su tutto il mondo. Quando lavoro su tutto il mondo, posso lavoro con sistemi geografici. Quindi, vedete, due famiglie. Però qui mi fa una cosa, mi fa vedere il sistema, se io ho un layer con un sistema di riferimento, me lo fa vedere qual è. Quindi è questo. Si chiama VGS84 Auxiliar Sphere. Ricordatevi che è il sistema di riferimento delle basemap. Quello che comando. Dov'è che si cambiano i sistemi di riferimento? È dentro, ovviamente, dentro i toolbox, è un toolbox questo, e lo trovo dentro, sì, dentro ArcCatalog e dentro questi strumenti qui, cioè Projection. Voi adesso ricordatevi Projection, questo nome, il nome ve lo ricordate, quindi se non vi ricordate dov'è, andate nel search e scrivete projection. State lavorando con file vettoriali,
E voi potreste avere due problemi: o non lo avete, quindi non c'è definito il sistema di riferimento, e lo simuliamo questa cosa. Basta che io dal PRJ, se io il PRJ lo cancello oppure gli cambio nome, metto un underscore davanti. E poi me lo ricarico. Lui adesso mi dice che c'è un errore. Me l'ha caricato. Vediamo un po'. Aspetta, non l'ho preso. Lo devo proprio cancellare. È quello. Io lo cancello proprio. Ah, non l'ho fatto. Lo cancelliamo. Refresh. Lo prende sempre. Era già aperto. Facciamo così. Aspetta un secondo, eh. Desktop, prova. Edifici. No. Tu. Cioè, probabilmente me l'ha sparati da qualche parte del mondo, ma non si porta più il sistema di riferimento, quindi si è incasinato il progetto. Adesso se vado dentro le proprietà, dentro source è indefinito. Quindi che succede? Che se c'era una base map, quella sta da qualche parte rispetto a quei punti. Tant'è che incomincio. Mi appare pure questa cosa qua, dice che c'è un conflitto, c'è qualcosa che non me lo sta facendo vedere bene. Quindi andiamogli a definire il sistema di riferimento a questo oggetto. Come dicevo, è dentro qua dentro. In questo caso io lo devo proprio definire il sistema di riferimento, quindi è define projection. Prendo il dato. No, questo ve lo trovate. Aspetta, così. Tu stai così, no? Ah, vabbè, allora è qua. Dentro al catalog, questo ce l'hai, Arc Toolbox, sta dentro qua. Poi è dentro Data Management Tool, però facciamo così, io non me lo ricordo. No, facciamo così, perché io lo so dove sta, ma tu non te lo ricordi. Cerchi Projection. Projection, magari a me mi serve fare proprio define projection, quindi con questo mi pare che ti va. Se vado di là, aspetta, così me lo apre direttamente. Così te lo riapre. È che è un po' lento, quindi aspetta. Cliccando su questo rosso, dopo un po'. Mi va direttamente qua, mi evidenzia questo.
Se clicco mi entra direttamente dentro. Quindi metti che l'hai trovato. Questo gli devi dire solo adesso è indefinito. E adesso glielo devi andare a definire. Per definirlo, o te lo becchi dai layer, quindi c'era un layer che già aveva il sistema di riferimento corretto. La cosa è che voi il sistema di riferimento, anche che non è definito, voi lo dovete sapere però, perché sennò è impossibile. Un sistema di riferimento, qualsiasi oggetto che è stato costruito, se è geografico, ha una mappa di riferimento. Se è stato costruito su una CTR, se è stato costruito su un IGM, se è stato costruito su un'altra cartografia, è la cartografia che ha il sistema di riferimento. L'importante è che non era un DVG dove era stato preso, disegnato, preso un pezzo di cartografia e spostato, dove come avete perso qualsiasi riferimento geografico in quel caso. Quindi lì bisogna andare a lavorare, però sono questi i problemi che si trovano. Però se era stato disegnato su una cartografia, è quello il sistema di riferimento, non è stato definito. Però era quello il sistema di riferimento. Quindi io nel momento in cui lo vado a definire, lui riesce veramente a ricostruire quel PRJ, quindi adesso c'è quel PRJ. E in questo caso ha sanato l'errore. Dov'è che ti ha dato l'errore a te? No, devi. In quel caso non devi fare define. In casomai tu potevi fare quest'altra cosa che faccio adesso, cioè lo cambio. Invece che projection lo voglio portare in Gauss Boaga. Quindi vado a fare projection, non define projection. No, future. Tu devi essere projection e transformation, qua, data management tool, dentro data management tool, projection, dentro future, future perché è vettoriale. Me lo metto dentro, riconosce quello di input, quindi è questo sistema di riferimento, l'output lo voglio in projection. National Geographic, National Grid, Europa, Monte Mari, Italia 2. Che sarebbe Gauss Boaga? Quindi adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Aspetta, mo dopo lo vediamo un secondo. Faccio vedere l'ultima cosa che vi fa capire un po'. Zoom tutto. Cioè, quando si lavora con i sistemi di riferimento, se io lo vedo da qua, lo capisco molto di più. Perché io posso, come vi dicevo, posso avere sistemi di riferimento legati ai layer e anche diversi. In questo caso adesso ce ne abbiamo questo che è Gauss Boaga e quest'altro che è quello della base map. Quello che comanda però tutto, se io adesso sto lavorando in un sistema mio, che è quello del progetto, se io in questo caso sto lavorando e lo gestisco dal layer questo, in questo caso sto lavorando con questo sistema di riferimento qua. Se io adesso voglio cambiare e andare a lavorare tutto in UTM, scusate, in Gauss Boaga, mi vado a mettere questo e vedo che cambia anche la forma della Terra. Italy, Europa. Mi dice che deve essere tutto riproiettato.
Fisicamente adesso non è che lo sta cambiando, lo sta solo riproiettando. Vedete? Questo è il sistema di riferimento. Un conto dipende da quello che è. Sono tutti modelli matematici che servono per rappresentare la Terra. Quindi quando voi cambiate questo, cambia anche la rappresentazione. Per questo alcuni vanno bene per fare una cosa e altri vanno bene per farne un altro. Se adesso voglio tornare indietro, io posso, questo lo gestisco anche dai singoli layer, ritorno a questo, mi dice che deve essere riproiettare e riproietta. Questa è una riproiezione, non è che ho cambiato il sistema di riferimento. Io, il sistema di riferimento è specifico del layer, io lo definisco, una volta che è tutto definito posso decidere su quale lavorare. Quello che cambia, e voi ve lo dovete ricordare, in base a quello che voi state, dove state, cambia anche il valore dell'area, perché l'area è una proprietà anche del sistema di riferimento, i metri quadri che voi calcolate. Quindi se state su un'area ristretta dovete lavorare in un sistema proiettato che è quello Gauss-Boaga o UTM-33, quello della cartografia. Se state su un'area dove lavorate con più paesi, con il continente, dovete stare su quello geografico. Ok, altre domande? Gli errori dove vengono? Vengono quando voi vi trovate che ci sono 20-30 metri di differenza, c'è cioè un offset. Questo capita sempre perché vanno, cioè questi passaggi da una coordinata a un'altra non funziona sempre. Cioè la riproiezione, nel senso questo che poi si dice on the fly, cioè dalla mappa, facendo questa cosa qua. Funziona fino a un certo punto, perché cambiano proprio le geometrie. Quindi va rifatto la proiezione proprio. Se tu quando devi cambiare da Gauss-Boaga, vuoi lavorare in VGS84, lo devi proprio ricreare lo shape. Per questo tu vai qua, dentro Projection, gli dai quello d'origine e lo ricostruisci con un altro sistema di riferimento, perché cambiano proprio le geometrie. Anche qui è come tutte le cose, bisogna prendere un attimo la mano, perché anch'io per imparare questo ci ho messo tempo nel fare le cose, perché non avevo mai capito perché quando lavoravo c'avevo sempre 20 metri di differenza tra una cosa e un'altra. Quindi le prendevo fisicamente, facevo una selezione e li spostavo. Poi ho scoperto che mi bastava fare questo, riproiettavo e tutto funzionava, però nessuno me l'ha detto. Quindi ci sono arrivato piano piano, ma dopo 5 anni, no? Piano piano. Per 5 anni ho fatto selezione e sposto. No, sono andato in Esdri. E ci ho avuto tempo, perché quello è il tempo di poter studiare la cosa. Cioè io potevo fare la stessa cosa prima. È come quello, lavoravo 10 shape dentro una cartella. Cioè io la cosa la faccio uguale. Cioè non è che se lavoro con JavaBase faccio cose diverse. E ci metto di meno. Però quello lo hai solo se hai la possibilità di poterlo studiare e mirare a qualcosa, perché sennò continui a fare quello che facevi prima, perché secondo te è il tempo più breve di poterlo fare, perché l'altra cosa la ignori, perché non la conosci. Sì, ma il manuale tu lo devi andare a leggere. Se stai lavorando tu non andrai mai a leggere. È questo, è. Questo è. Capito? Magari questo, il corso serve proprio a questo, magari vi lancia degli spunti, quindi l'importante è sapere che si può fare. Poi sarai te stesso che se hai il problema ci vai a finire, cioè sai che si può fare e vai a studiare lì, però vai mirato, perché io oggi, cioè in 2 giorni ho fatto vedere tante cose, quelle cose che si può fare, cioè vi ho lasciato degli spunti. Questo si poteva fare in 1 giorno e mezzo. No, no, è così. Succede sempre, di solito io quello che faccio è disoriento. Poi ci vorrebbe una settimana per ogni cosa. Va bene? Poi vi ho detto, prendete le slide che ho lasciato, dove stanno i miei riferimenti e a domanda io rispondo. Non è che. Va bene?